Due minuti più o meno alla fine della partita, di una partita che la Juve ha meritato nettamente di vincere, una vittoria costruita praticamente tutta nel primo tempo con la doppietta di Cristiano Ronaldo e con i gol di Bonucci contro l'avversario che, bisogna dirlo, non ha fatto molto, anche perché è stato subito messo un po' alle corde dalla formazione di Sarri, che praticamente aveva interpretato la partita più o meno come quella giocata contro la Lazio a Roma. È arrivato il gol dell'Udinese proprio mentre vi sto parlando, perché la leggerezza in aria ci vuole sempre, e naturalmente è arrivato il 3-1 da parte dell'Udinese proprio intanto che vi sto parlando. Comunque, vabbè, nulla toglie a quello che è il giudizio, perché un calo in questo caso nel finale ci può anche stare, anche se l'Udinese ha segnato il numero 23, Bussetto. Ok, ci può stare un calo di tensione nel secondo tempo, ma c'è stato soprattutto nei minuti finali. Diciamo che sì, un paio di volte Lasagna si è trovato da solo davanti a Buffon, la prima volta è stato egregiamente rimontato da Demiral, la seconda volta da Bonucci, però direi e parlerei di una partita in pieno controllo della Juve che si è presentata in campo, insomma, con quello che non ci si aspettava sostanzialmente, perché evidentemente, visto che ieri Sarri in conferenza stampa aveva parlato di condizioni necessarie perché possano giocare dall'inizio Dybala, Ronaldo e Higuain tutti assieme, evidentemente queste condizioni si sono create tra la conferenza stampa e l'arrivo in pullman della squadra allo stadio, perché non so quando si siano eventualmente create queste condizioni, se non in quel frangente di tempo, in quel lasso di tempo. Adesso, al di là dell'ironia, evidentemente Sarri aveva già in mente di operare questo tipo di schieramento, l'ha voluto provare contro l'Udinese e direi che la prova è stata convincente, sia pure con la tara da applicare naturalmente all'avversario che è stato affrontato quest'oggi dalla Juve. Però diciamo le coperture ci sono state, ho notato forse un po' meno inserimenti sugli esterni, forse anche questa una condizione che si deve creare, no? In modo tale da non sbilanciare troppo la squadra se giochi con i tre attaccanti contemporaneamente. Dopo sentite l'applauso dello stadium che saluta questo 3-1 che dico poteva essere tranquillamente un 4 anche 5-0, perché sostanzialmente il gol dell'Udinese è nato proprio da una situazione a difesa completamente ferma da parte dei bianconeri nei minuti di recupero. È un gol che va un po' a macchiare, ecco, diciamo, questo tipo di prestazione, mentre il mio amico Marco Venditti sorride con me perché ci eravamo detti che tanto il gol lo prendeva la Juventus. No, vabbè, adesso al di là dell'ironia eccetera, diciamo che possiamo parlare di una prova convincente, di un risultato convincente, di una situazione che non so quanto andrà a ripetersi nell'immediato futuro. Io ho pronosticato un tridente d'inizio come, diciamo, scelta standard a partire da febbraio in avanti. Se questi sono gli esperimenti iniziali, quella dovrebbe essere più o meno il periodo quando si riprenderà la Champions League e la Juve si allineerà, oltre che ad allenarsi, si allineerà un po' su quello che è l'assetto tattico delle grandi d'Europa, insomma, che gli attaccanti ce li hanno e li fanno giocare possibilmente anche tutti assieme, tutti ovviamente, non 5, non 4, ma massimo 3. Basta, io penso che ci sia poco da aggiungere, se non qualche riflesso, diciamo così, personalizzato sul fatto che Ronaldo è tornato alla doppietta, sul fatto che la Juventus ha segnato 3 gol nel primo tempo, e 3 gol nel primo tempo non succedeva dal 4 febbraio 2018, se non vado errato, quando furono addirittura 4 per il 7-0 contro il Sassuolo. Quindi direi si volevano i gol, sono arrivati, si voleva una prestazione in risposta al secondo tempo di Roma, perché ripeto, il primo tempo di Roma è stato uguale praticamente al primo tempo che si è visto oggi contro l'Udinese, con la differenza che là è stato realizzato un gol solo e qua tutti e tre, e poi la buona prova di Demiral che ha dato continuità direi alla prestazione fornita contro il Bayer Leverkusen. Direi che c'è poco altro da aggiungere, adesso è una squadra che deve mettere la testa già mercoledì sull'anticipo di Genova contro la Sampdoria, perché insomma domenica volenti o no, le dice il primo trofeo della stagione, che sono quelle coppe che se la vinci hai fatto il tuo dovere, se non la vinci non l'hai vinta, attenzione, non l'hai vinta, e suonano i campanelli d'allarme addirittura, perché noi in Italia siamo fatti così, siamo tosti, siamo veramente bravi a creare allarmi anche quando non ci sono. Ragazzi, alla prossima, ciao.